Realizziamo l'esperimento per misurare la larghezza di una fenditura variabile. Ovviamente è impossibile misurarla con un righello, perché la larghezza di questa fenditura è addirittura inferiore al millimetro. In teoria bisognerebbe utilizzare un calibro, ma in pratica è impossibile misurare con misura diretta, con il calibro, la larghezza di una fenditura che è una frazione di millimetro. Quindi bisogna ricorrere a un metodo indiretto, che è quello di farci passare la luce di un laser e sfruttare l'effetto di diffrazione di Fraunhofer. Noi abbiamo questi tre laser che hanno lunghezza d'onda 650 nanometri, 532 nanometri il laser verde e 405 nanometri il laser blu-viola. Dunque poniamo la fenditura a 3,79 metri dal muro, cioè dallo schermo, sul quale si forma la figura di diffrazione di Fraunhofer. Questo esperimento è stato realmente seguito da tre studentesse che hanno scattato questa fotografia della figura di diffrazione di Fraunhofer con il laser rosso, figura che andava a formarsi su questa riga millimetrata. Poi hanno ripetuto l'esperimento con il laser verde senza modificare la larghezza della fenditura. Poi però purtroppo quando sono passate al laser blu-viola hanno modificato la larghezza della fenditura. Su questo foglio le ragazze hanno dato i dati sperimentali, hanno posto la riga millimetrata a distanza di 3,79 metri dalla fenditura e poi hanno registrato i minimi di luminosità della figura di Fraunhofer. Ne hanno registrati 5 a sinistra e 5 a destra del massimo centrale, nel caso del laser rosso, 6 a sinistra e 6 a destra, anzi no, 6 a sinistra e 6 a destra per il laser verde, mentre per il laser blu-viola ne hanno registrati 7 a sinistra e 7 a destra, centrando sempre il pattern intorno ai 500 mm che rappresenta il centro della riga millimetrata. Tutti questi dati sperimentali sono espressi in millimetri. Cominciamo con il laser rosso e individuiamo i minimi che sono stati annotati sul foglio. Sono questo è il primo minimo, il secondo, il terzo, il quarto e lo stesso da quest'altra parte. Qui ho rifatto la figura per leggerla meglio. Questi sono i minimi che sono stati annotati a destra e a sinistra. Sono 5 minimi a sinistra, 5 a destra, vanno da 422 mm a 573, come risulta anche dal foglio delle ragazze, 422 mm fino a 573. Ricopiamo anche la figura di diffrazione ottenuta con il laser verde perché dalla foto si vede veramente male. Eccola qua con i minimi riportati. Ne sono 6 a sinistra, 6 a destra. Infine facciamo la stessa cosa con il pattern del laser blu-viola, che è l'unico che si vede bene, e abbiamo questa immagine qua sotto con tutti i minimi riportati, 7 a sinistra e 7 a destra. Ora iniziamo a fare i calcoli con il laser rosso. Ricordiamo qual era la formula che individuava la posizione dei minimi di Fraunhofer in funzione della lunghezza d'onda, che è nota, della distanza tra la fenditura e lo schermo, che è nota, e della larghezza della fenditura, che invece è la nostra incognita. Potremmo applicare questa formula per ciascuno dei 10 minimi che sono stati registrati, quindi ricavare ogni volta D', che viene D' uguale n lambda d diviso xn', e poi fare la media di tutti questi D' che otteniamo per n uguale a 1, per n uguale a 2, 3, 4, fino a 10. Ma un modo più pratico per trovare D' può essere quest'altro. Calcoliamo la posizione del minimo successivo a quello precedente. Basterà sostituire n con n più 1. Se poi facciamo la sottrazione tra xn più 1' e xn', otteniamo la distanza fra due minimi vicini. Per esempio xn' potrebbe essere questo, xn più 1' quest'altro, e la differenza fra queste due formule è la differenza fra questa posizione e questa, quindi quello che viene fuori è delta x', la distanza fra due minimi vicini. N più 1 meno n rimane semplicemente 1, quindi la distanza fra minimi vicini è lambda d su d'. Ricaviamo quindi d', la larghezza della fenditura, che è lambda d su delta x'. Quindi invece di considerare i singoli minimi, consideriamo le distanze tra di loro, la distanza costante che c'è tra uno e l'altro e che abbiamo chiamato delta x'.
Ora, tra 422 e 573 mm ci sono 10 minimi. Infatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi sono 10 delta x primi, da cui possiamo ricavare questo delta x primo che corrisponde a 1,51 cm. Andiamo quindi a sostituire in questa formula, tutti gli altri dati sono noti, 0,650 micron la lunghezza d'onda, 379 cm la distanza tra fenditura e schermo e troviamo 163 micron, che è grosso modo un sesto di millimetro, quindi questa fenditura è molto stretta, è una frazione un sesto di millimetro. Adesso andiamo a fare gli stessi calcoli con il laser verde. Ricordiamo che le ragazze non avevano modificato la larghezza della fenditura, che quindi rimane la stessa sia per il laser rosso che per il laser verde. Vediamo anche che il pattern restituito dal laser verde è più stretto di quello del laser rosso. E questo è giusto perché la distanza fra due minimi vicini, delta x', è proporzionale alla lunghezza d'onda. Siccome il laser verde ha una lunghezza d'onda più corta rispetto al laser rosso, genera minimi più ravvicinati del laser rosso, cioè un profilo, un pattern più stretto. Andiamo a fare i calcoli, stavolta i minimi in totale sono 12, 6 per parte, e coprono complessivamente una lunghezza di 149 mm da 424 a 573. Quindi 12 delta x', delta x' è 1,24 cm. Andiamo a sostituire nella formula di prima, ci mettiamo la lunghezza d'onda del laser verde e otteniamo la larghezza di fenditura con il laser verde stavolta, che è praticamente uguale alla larghezza di fenditura che avevamo ottenuto prima con il laser rosso, 162 micron. E questo conferma brillantemente che la fenditura non era stata modificata. Infine passiamo al laser viola, ricordiamo che invece qui la fenditura è stata modificata, quindi ha poco senso fare il confronto tra la larghezza di questo pattern blu-viola e quello verde. A occhio sembra che sia ristretto molto. Questo è in parte dovuto al fatto che la lunghezza d'onda del laser blu-viola è più corta di quella del laser verde, però in effetti il restringimento è molto marcato. Quindi c'è anche un altro effetto che è appunto la modifica della larghezza della fenditura. E mi aspetto che per restringere così tanto il pattern la fenditura sia stata allargata passando dal laser verde al laser blu-viola. Infatti, da questa formula si vede che allargando la fenditura i minimi si avvicinano e si stringono, diminuisce delta x'. Comunque andiamo a fare i calcoli. Stavolta abbiamo 7 minimi per parte, quindi sono 14 delta x' contenuti in uno spazio di 95 mm, per cui ciascun delta x' è 0,679 cm. Vado a sostituire nella formula per ricavare il d', sostituisco anche 0,405 micron la lunghezza d'onda del laser blu-viola e trovo 226 micron, che all'incirca, grosso modo, è un quarto di millimetro, quindi vuol dire che effettivamente la fenditura è stata allargata nel passaggio dal laser verde al laser blu. Siamo passati da circa 160 micron a circa 230, diciamo. Cioè siamo passati da circa un sesto di millimetro a un quarto di millimetro.